Inizio di uomini e donne, oggi la tronista Cecilia. Cecilia, per te c'è Zico. No, guarda, aspetta, preferisco spiegartelo. Aspetta, Zico, che hai fatto? Hai portato un regalo per la tronista? Sì, un attimo, lo volevo spiegare. Sì, spiegaci. Prima che vediamo le nostre esterne. Prima di vedere le esterne, spiegaci. Guarda, questa è una tazza caffè. E anche tagliere, quello che vuoi. Però il bello è la decorazione esterna, che ha un camino e anche una casa. Basta chiedere. E riguarda. No, un attimo, fammi parlare. Tu mi devi fare parlare a me, hai capito? Sono la tronista. Cecilia, per piacere, facciamolo finire, poi tu replichi. Ecco, appunto, fammi parlare perché sennò me ne vado subito. Vai, vai. Allora, Cecilia, per piacere, facciamolo finire. Io lo dico, sono venuto e non sono venuto per le telecamere. Perciò, allora, questa casa riguarda, si riferisce alla nostra intimità che potremmo avere in una casa con un figlio, un bambino. E questo qui è il comignolo della ragione. Perché è la... Per favore, Maria. Questa è la letteria della fede. Per piacere pubblico, no. Sono sentimenti veri che sta esprimendo Zico. Un attimo. Poi commenteremo i sentimenti di Zico. Maria, dopo verremo dopo commenteremo. Sono laureato io. Ma se dove devo la devo dare bene. Ma no, questa è diversa, le tasse. Aspetta, Zico, aspetta, dico, ci sono problemi da leggere sul tuo audio. Maria, sì, ci sono problemi per... Problemi al microfono? Apposta, ha tutto risolto? Ok, grazie. Maria. Grazie mille alla regia, sempre molto efficienti. Sono veramente fiera di... Maria, sono fiera di lavorare con questi tecnici. Piero, per favore. Bravo, Piero. Vai, continuiamo. Grazie Piero, grazie Piero, puoi pure andare. Bravo, basta. Piero. Maria, basta. Maria, un attimo. Finisci, Zico, finisci, dai. E se tu mi terrai per le altre puntate e mi porterai in esterna? È quello che vuoi, la vedi che ragione io, è quello che Maria, vuoi. Maria. Tu vuoi essere portato in esterna, ti vuoi far vedere dalle telecamere? Maria, ma fai le serate? Quante serate fai tu? E te prego, Hai un agente? Cecilia, per piacere. Maria, Cecilia, per piacere. Mi ha portato in una maschera, mi ha fatto vedere il fisico. Soprattutto quella è la sua intenzione. Non ah, è vero, Maria, bisogna avvisare. Ecco, aspetta che il pubblico vuole commentare l'esterno. No, un attimo, Paola può attendere. Io ho portato questo. Proprio per far capire che non sono tronista. Vabbè, faccio partire la pubblicità. Finiamo dopo.